Un saluto agli amici di Mille Una Avventura. Torniamo su Inform 7 con un tutorial che prosegue il video precedente. Nel video precedente avevamo parlato di verbi e di coniugazioni, e questa volta invece parleremo di aggettivi e di punti di vista. Infatti, questa versione di Inform 7 non consente soltanto di cambiare i tempi verbali e di svolgere la nostra avventura col tempo passato, addirittura col tempo futuro, ma permette anche di cambiare i punti di vista, cioè la storia invece di essere narrata come no normalmente è dal punto di vista della seconda persona singolare, hai fatto questo, hai fatto quest'altro e così via, può essere anche narrata in prima persona singolare o addirittura seconda persona plurale e così via. E la cosa diventa diversa dal solito perché normalmente nelle avventure testuali ci si riferisce al personaggio del giocatore in seconda persona. Quindi l'avventura avrebbe delle risposte ho fatto questo, ho fatto quest'altro, invece di hai fatto questo, hai fatto quest'altro, ma potrebbe diventare anche avete fatto questa azione e poi avete fatto quest'altra. E poi questo si può combinare con i tempi verbali al passato e al futuro. Ma per capire quello che intendo dire, vediamo di riprendere il nostro mistero della tabacchiera, che un giorno forse scopriremo che cos'è. C'è sempre il salotto, c'è sempre la cucina, ma in questo tutorial non ci sposteremo, quindi è inutile. Allora, innanzitutto aggiungiamo un'azione che viene eseguita invece della normale azione che si fa per esaminare un oggetto. In questo caso, invece di esaminare il giocatore, che si ottiene mediante esamina me, noi diciamo direttamente sei bello, facoltoso e intelligente. E in pratica ci diamo delle buone qualità. La risposta normale è hai lo stesso aspetto del solito, qualcosa del genere, in questo caso l'abbiamo modificata. Però mettiamo nella stanza altre tre persone, o meglio, altre due persone, Alice che è una donna nel salotto e Bob che è un uomo nel salotto. E ci sono anche dei amici, dei giornalisti, mettiamo dei giornalisti, che sono degli uomini. Con un plural named vuol dire che ci riferiremo a questo particolare oggetto utilizzando il plurale. Il sistema sa che questo è un nome plurale, sempre nel salotto. Queste tre entità si trovano nel salotto e noi vogliamo impersonarle per vedere che cosa cambia se il personaggio del giocatore è una donna, un uomo o magari un gruppo di persone. Per fare questo, ovviamente di solito è una cosa che non si fa, cioè all'inizio dell'avventura testuale si specifica che cos'è il giocatore, un uomo, una donna o quant'altro. Però c'è la possibilità in Inform di far cambiare il personaggio del giocatore. Questo è stato utilizzato per esempio in Darkest, il bacio del vampiro, o meglio il secondo capitolo di questa nota avventura testuale scritta da Marco Vallarino. E il vampiro poteva diventare un pipistrello, un lupo o altre cose, addirittura nebbia, un oggetto. Perciò è qualcosa che si potrebbe in effetti utilizzare in un'avventura testuale, anche se è raro che venga fatto. Ora, questi tre ci sono già nella stanza, come facciamo a impersonarli? Invece di specificarlo all'inizio del gioco, lo facciamo in modo interattivo, creando un'azione che si applica a una cosa. Act as l'abbiamo chiamata, ma il nome si può dare qualsiasi nome. E poi facciamo in modo che il comando in persona seguito da una persona, che potrebbe essere Alice, Bob o i giornalisti, significa appunto eseguire quella particolare azione. Che cosa fa questa azione? Per
Per realizzare questo effetto di impersonamento, ecco, possiamo usare anche qui instead of, e quindi invece di agire come una persona che noi chiamiamo attore, per poter poi specificare nel seguito e riferirci a quella persona che potrebbe essere Alice, Bob o dei giornalisti, che cosa succede invece di impersonare una persona, che è un'azione vuota in realtà perché l'abbiamo appena definita? Prima di tutto scriveremo ora sei. E poi segue Hector, cioè quello che abbiamo scelto, cioè ora sei Alice, ora sei Bob, ora sei giornalisti. L'effetto di questo testo è appunto scrivere che cosa è diventato il giocatore, anche se lo sappiamo benissimo, perché il comando l'abbiamo dato, ma abbiamo una conferma. Questo regarding the player, chi avesse seguito il video precedente sa benissimo cosa vuol dire, quindi non mi soffermo. E dopo aver scritto questo testo sullo schermo, bisogna anche eseguire l'azione e basta scrivere Now the player is the actor. Questo actor che potrebbe essere Alice, Bob o dei giornalisti. Proviamo a vedere se funziona e vediamo l'effetto che fa. Generiamo il codice, compiliamo tutto. Ed ecco qui puoi vedere Alice, Bob e dei giornalisti. Vedete che è stato capito che giornalisti è un nome plurale, quindi è stato aggiunto dei. Che cosa facciamo adesso? Proviamo a esaminare Alice. Non trovi nulla di particolare, questa è la risposta standard. Se esaminiamo noi stessi, siamo belli, facoltose, sei bello, facoltoso, intelligente e funziona perché immaginiamo che il personaggio in questo caso sia un uomo. Adesso proviamo a impersonare Bob. Impersona Bob. Ora sei Bob, come ci aspettavamo che rispondesse il sistema. Vediamo, esaminando la stanza, che cosa succede. Ecco, dice la descrizione, qui puoi vedere te stesso, Alice e dei giornalisti. È sparito Bob perché ora noi siamo diventati Bob, ma dato che Bob era un oggetto che era presente nella stanza, lo specifica il testo, questo te stesso. E esaminiamoci, ora siamo Bob e ci esaminiamo. Sei bello, facoltoso, intelligente. Quindi anche Bob ha acquisito queste proprietà particolari che sono in fondo la risposta obbligata che dà il sistema quando esaminiamo il giocatore. Ma proviamo a diventare Alice. Ora sei Alice. Se guardiamo nel salotto che cosa c'è, vediamo noi stessi, sarebbe meglio scrivere te stessa. Però c'è questo difetto nel sistema, magari vedremo di correggerlo prossimamente. Tutto fa parte dell'estensione Italian Language, questo tipo di personalizzazione. Comunque esaminiamoci, esamina me, e ora siamo Alice. Sei bello, facoltoso, intelligente. Non funziona, ovviamente il testo era quello, ma ora avremmo voluto che il sistema dicesse sei bella, facoltosa e intelligente. E come possiamo ottenere questo effetto? Beh, dobbiamo aggiungere degli aggettivi. Possiamo aggiungere bello is an aggettivo. Ecco, dobbiamo scrivere così perché altrimenti crederebbe il sistema che bello è un aggettivo inglese, invece è un aggettivo italiano che ha particolari che diciamo concorda in modo particolare col nome a cui si riferisce. Anche facoltoso è un aggettivo e anche intelligente. Ecco, ora che abbiamo specificato che sono aggettivi, torniamo qui e cominciamo a scrivere regarding the player, anzi lasciamo 6 per adesso, 6 e poi mettiamo bello,
facoltoso e intelligente tra parentesi quadre, in modo che il sistema capisca che non deve scrivere bello, eccetera, ma deve andare a recuperare le proprietà di ciò che abbiamo chiamato bello, scopre che è un aggettivo e quindi opportunamente lo cambierà. E dobbiamo aggiungere regarding the player. Ho cambiato idea. Perché deve sapere il sistema che questi aggettivi li deve concordare con il personaggio del giocatore. Vediamo che cosa succede, se funziona, se non ho commesso errori. Dunque, esamina me, dà la risposta corretta, impersoniamo Alice o Alice, esamina me. Sei bella, facoltosa e intelligente come doveva essere. Il testo è diventato un testo vivo, un testo che si adatta alle varie situazioni e non semplicemente una stringa di testo che viene stampata così com'è. Proviamo adesso a impersonare i giornalisti. Ora sei giornalisti, anche questo si poteva rendere un po' meglio, ma vediamo che cosa succede se scriviamo esamina me. Sei belli, facoltosi e intelligenti. È rimasto sei, belli, facoltosi e intelligenti. Notate che intelligente è stato reso allo stesso modo sia per il personaggio maschile che per Alice, ma è stato messo al plurale intelligenti per i giornalisti. Ma il verbo non va bene. E il verbo anche va messo quindi tra parentesi quadre, come abbiamo visto nello scorso video, e se vi ricordate c'è anche la scocciatura di dover specificare che è maiuscolo, altrimenti verrebbe scritto con la lettera minuscola. Ora dovrebbe funzionare. Impersoniamo subito dei giornalisti. E ora ci esaminiamo. Non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Poi boh, è successo qualcosa che non va. Ah, ecco, perché quindi arriviamo all'ultimo punto del video, cioè i punti di vista. Non è possibile coniugare il verbo semplicemente specificando che il personaggio del giocatore è plural named, che invece funziona per belli, facoltosi, intelligenti, come avevamo già visto prima. Ecco, qui entrano in gioco i punti di vista, cioè il gioco deve cambiare punto di vista, non deve essere più riferito a una seconda persona singolare, ma a una seconda persona plurale. Proviamo a farlo in modo semplice, adesso non in modo generale. Ecco, nella parte dove si impersona, dove si ordina di impersonare qualcuno, metto direttamente now the viewpoint, ora il punto di vista is second, andiamolo a cercare nella documentazione, così non sbagliamo. Ecco, si deve scrivere così. Allora, now the viewpoint is second person plural. Ora dovrebbe funzionare e ci sono anche le altre possibilità, come vi dicevo, il punto di vista potrebbe diventare anche la prima persona singolare e tutte le altre, e cambiare la narrazione che si riferisce al personaggio del giocatore non più con uno standard seconda persona singolare, ma può cambiare. Ecco, ora abbiamo messo la seconda persona plurale e allora now the, vediamo come. Ah, story viewpoint. Now the story viewpoint è una cosa che si usa raramente, quindi
Non me la ricordavo in modo preciso. Now the story viewpoint is second person, person plural. Eseguiamo. Chiaramente, non essendo una cosa fatta, ecco, se ora esaminiamo noi sei bello, se impersoniamo Bob, impersona Bob, ecco già esaminando noi stessi scriverà siete, ma perché non ho fatto il controllo, avrei dovuto scrivere if the actor is plural named, qualcosa del genere, allora now the story eccetera eccetera, quindi avrei dovuto mettere una condizione. Però se ora impersoniamo i giornalisti, ecco, esamina me, siete belli, facoltosi e intelligenti. Abbiamo dovuto ricorrere allo story viewpoint e cambiare punto di vista. Proviamo ad aggiungere gli oggetti che ho tolto per rendere la cosa un po' più... Ecco, aggiungiamo gli oggetti, impersoniamo i giornalisti e vediamo se il punto di vista, quindi impersona giornalisti, ecco, ci esaminiamo, siete belli, eccetera. E ora che cosa facciamo? Prendiamo il cioccolatino, prendi il cioccolatino, vediamo se funziona. Qui non potete vedere nulla del genere, perché ho sbagliato a scrivere, tutto lì. Avete preso il cioccolatino, vedete che il punto di vista è cambiato. E se ora mettessimo tutto al passato, rifacciamo, prendiamo il cioccolatino era già in vostri possesso, qui c'è un errore, e cominciamo a vedere qualche piccola magagna che va sistemata, e mangiamo il cioccolatino. Allora, gustavate il cioccolatino, giacevate sulla poltrona tutti i giornalisti assieme e dormivate profondamente. E quello che scrive, là c'era un elegante salotto vittoriano, è quello che abbiamo già visto la scorsa volta. Proviamo a esaminare, proviamo a impersonare Bob. Sì, allora impersona Bob, ecco, vedete che cos'è successo. Ultima cosa che vi faccio notare, che riguarda sempre lo story tense, cioè i tempi verbali della storia, e lo story viewpoint, dato che abbiamo scritto dove c'è la parte in cui si impersona, ora sei chi sei. Ecco, vedete questo ora? Normalmente, se il tempo è presente, viene reso con ora, come è scritto. Ma se il tempo diventa passato, questo ora diventa allora. Infatti, ora eravate Bob non avrebbe molto senso. Invece, ripensando a qualcosa che è avvenuto nel passato, abbiamo comandato al personaggio di diventare Bob, e il parser risponde: allora eravate Bob, il che ha già un po' più senso, non è reso benissimo, però ha un po' più senso. Ecco, come vedete, tutti questi richiedono, tutti questi passaggi richiedono delle conoscenze abbastanza approfondite e piuttosto avanzate. Normalmente queste scelte dello story viewpoint, dello story tense, si fanno all'inizio dell'avventura. When the play begins, due punti, si scrive questo e si sceglie lo story tense e lo story viewpoint. Ecco, forse qui, ecco, c'è l'esempio. When play begins, now the story viewpoint is first person, quindi viene scelta la prima persona plurale, perciò viene tutto narrato con noi. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Però, dato che now the story tense is past tense, in questo esempio, noi avevamo fatto quello, avevamo fatto quest'altro, e viene quindi narrata la storia in un modo insolito per le avventure testuali.
Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, di non avervi annoiato troppo e vi rimando a un prossimo video, chissà, magari questi tutorial su InformSet che sono ormai datati potrebbero avere qualche aggiunta un po' più recente, se ovviamente ci sarà un po' di seguito. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e come al solito salutarvi. Ciao a tutti!